Giovanni il Battista oggi ci parla di Gesù con grande umiltà, rivelandosi per quello che egli è, senza dover indossare delle maschere e senza doversi nascondere. È questa la libertà a cui aspiriamo noi tutti, anche senza saperlo. È questa la libertà che ci fa sentire felici e ci consente di essere noi stessi. In questa ultima settimana di Avvento, lasciamoci guidare proprio da Giovanni il Battista, dalla sua libertà di amare Dio e di essere se stesso. Anche lui ci invita a non perdere mai la fiducia in noi stessi o a farci pervadere da un senso di incapacità. Lo stesso Antico Testamento ci incoraggia sempre ad essere determinati. Purtroppo, i modelli di persone riuscite che la società ci mette di fronte si presentano come i perfetti e il confronto con questo mondo genera in noi frustrazione e senso di inadeguatezza. Ricordiamoci che i modelli sono fatti con lo stampo, ma ciascuno di noi invece è bello perché è diverso, perché ha un suo stile tutto particolare. Dio non è una fotocopiatrice, ma un genio e non crea un pezzo uguale agli altri. Ciò che dà tutti, indistintamente, è la capacità di essere contenti di ciò che si è e di come si è. Riscopriamo allora la bellezza che è in noi e valorizziamola. La parola che oggi ci suggerisce il Vangelo è essere me stesso.